dallo studio 1 di Luserna San Giovanni, un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti, con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Mia banda sono errore e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che speranza, una musica che pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda sono errore, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno mi seguiva una sua chimera. Non svegliateci ancora e non fermateci, no, per favore no. La mia banda suona rock, cambia faccia all'occorrenza. Anche ai nostri ascoltatori, buonasera, amici, buonasera. Amici a casa, benvenuti in casa Peiretti. Ma che bello stare qui insieme a voi, ma che bello stare qui. E dobbiamo dirlo, buon ritorno al nostro regista Paolo. È stato in Egitto, ieri ci ha mandato anche una foto direttamente dall'Egitto, poi ha preso il primo aereo disponibile ed è tornato qui a fare regia direttamente da Corso Reggio Parco. Prende il segnale che arriva da Luserna San Giovanni e lo spedisce in tutte le loro case. Però amici, fatemi sentire, anzi fateci sentire la vostra presenza. Il primo brano lo dobbiamo dedicare a Barbara, che l'ha richiesto ieri, voleva ascoltare La mia banda suona rock, e La mia banda suona rock è arrivata. E l'ha suonato il rock la banda. Certo, fate come Barbara, mandate un messaggio al 348 80 40 254 se volete ascoltare la vostra canzone del cuore, la vostra canzone della vita, se c'è una canzone che vi ricorda un periodo bello o brutto, perché a volte le canzoni possono anche ricordare periodi non facili. Comunque sì, sia, la musica ha sempre aiutato, vero Amedeo? Come stai Amedeo?
All'impiedi. In piedi. Ah, vorrei fare la puntata da seduto. Poi ho detto va bene, la facciamo da seduto. Oh, dai. E poi all'ultimo, si è tolto sgabello, la facciamo da in piedi. Andiamo avanti con le loro richieste. Sì. Se va bene, dobbiamo da Francesco. Francesco di Torino voleva sentire Tutta mia la città. E Tutta mia la città. Eccola qua. Buon divertimento, amici a casa. Casa Peretti è questa, ragazzi. C'è anche il gatto che è qua, che fa il matto, completamente il matto, che sta mangiando il filo che collega le cuffie di Amedeo, quindi gli stava tirando via le cuffie. Gentilmente, se l'onora, ti porti via il gatto, ci fai un piacere. Vai, Blasone, vai. Ma dovrebbe stare qua. No, ma più che altro se ti tira via le cuffie non senti più niente. Quindi è un po'... Non so se capita anche a voi a casa, ogni tanto i gatti hanno quei 5 minuti che iniziano a correre per casa. Non sai cosa vedono, non sai perché, ma loro corrono. Cioè, a Blasone 9 volte su 10 è dopo che ha finito i bisognini, dopo la lettiera. Inizia a correre, corre destra, sinistra. Ma stai calmo, è una cosa normale. Lui, sono felice. Ah, così gli dice. No, non è che parla, però cerco di capirlo. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Abbiamo seri problemi col gatto questa sera. Aspettate, amici a casa, perché tanto ormai lo sapete, Casa Peretti è tutto dal vivo, tutto rigorosamente in diretta. Lo prendo e vediamo cosa succede. Eccolo. Allora, no, noi siamo in diretta, vuoi stare un po' calmo? Non riesco a capire perché tutta questa agitazione. Capisco che Amedeo Agrillo canta molto bene, capisco che sei felice che lui sia qui, come tutti i nostri amici a casa, però adesso devi stare un po' calmo. Io ti metto qui, tu non ti muovere, eh? Non è che si mette a suonare il piano, no? Seduto, seduto, stai fermo lì, esattamente così. Ecco, mi...
mi ascolta proprio quando uno riesce a farsi ascoltare, fa piacere. Andiamo avanti con un brano sempre a richiesta per la nostra Eliana, che voleva ascoltare un brano dei Pooh. Arriva Il cielo blu sopra le nuvole. Dedicata alla nostra amica Eliana.
348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi qui in diretta televisiva su Rete 7. Adesso però dobbiamo dire una cosa molto carina, mio caro Amedeo. Se volete ascoltare questa musica, queste canzoni e tante altre, e soprattutto incontrarci di persona, io, Amedeo e Valentina vi aspettiamo sabato a Piobesia, ristorante Silvana. Abbiamo anche la locandina, abbiamo la grafica, perché noi siamo fighi, guarda che belli che siamo in questa foto. Quindi il 22 ottobre cena con musica, ristorante Silvana di Piobesi, quindi vi aspettiamo. È opportuno ricordare che bisogna prenotare, certo, se c'è il numero di telefono aspettiamo un attimino in modo che i nostri amici a casa possano prendere il numero e venirci a trovare. Occhio, mi raccomando, fate attenti, facciamo attenzione. Cosa è successo? Che qualcuno cosa che... Cosa? Ma no, siamo contenti se venite a Piobesi a tenerci compagnia in una grande serata di musica. E poi si mangia molto bene, quindi più di così, cosa volete? Noi abbiamo mangiato, lo sappiamo. Esatto, adesso il prossimo brano, altro giro, altra richiesta, sembriamo alle giostre, non è così, stare però... Qui, stare qui. Cosa c'è? Stare qui, esatto. Dedichiamo a Lucky Lucky e Franca, Eternità, eccola qua. Stare qui al sapore dell'eternità, dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me, non ti nei social un po' di giorni fa, è addormentarsi vicino alla persona che ami, ed è una cosa che quando capisci l'importanza non puoi più farne a meno. È una fregata, perché poi succede tutta la vita. Eh no, no,
Allora, sarebbe il momento della pubblicità, ma non posso lanciarla se non arriva la mia super assistente che ormai richiedono tutti. Dov'è la Giorgia? Giorgia, eccola qui, con la pantera rosa oggi. Bella Giorgia. Allora, vogliamo lanciare la pubblicità? Sei pronta? Come sempre? Tu sei nata pronta, quindi, ok? Vai. Cosa? Lancia pubblicità, non so cosa, cioè anche con un po' più di allegria, nel senso. Dai, cosa devo fare? Su, dai, Piretti, che è tardi, voglio andare a dormire. Allora, ascolta, dai, lanciamo la pubblicità, quindi amici a casa, non cambiate canale perché dopo arrivano i messaggi, arrivano altre canzoni, la voce di Amedeo Grillo e Enrico Piretti, vai. Pubblicità! No, aspetta, no, devi dire quello che ti ho detto, è facile, vai. Allora, amici a casa, non cambiate canale. Non cambiate canale. Perché? Perché? Dopo? Dopo. C'è la... C'è la... No, adesso c'è... Dopo c'è la... facciamo così, dopo ci sono tutti i vostri... Tutti i vostri messaggi. E tanta altra... Musica. Bravo, quindi non cambiate... Canale. Mai. Mai. Pubblicità. Brava Giorgina. Bentornati amici a casa. Prima di andare avanti con Casa Peretti dobbiamo fare un applauso a un grande Franco. Di ricche e poveri. Sì. Questa sera io e Medeo abbiamo deciso di non omaggiarlo, perché comunque non saremmo riusciti a farlo in un modo adeguato, perché la voce, le canzoni di ricchi e poveri necessitano di una voce femminile. Però Valentina Branca si sta preparando e domani sarà una puntata dedicata a questo grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana e non solo. E poi questo personaggio, questo artista, aveva un grande cuore, una grande umiltà ed è riuscito a sconfiggere parti di vita veramente molto, molto difficili. È riuscito davvero a lottare fino all'ultimo, la vita gli ha riservato delle sorprese amare, era riuscito ad andare avanti. Sì. Però ogni tanto, cioè, purtroppo, cede, mio caro. Succede certe cose, sì. Andiamo avanti con la musica. In Casa Peretti, con le vostre richieste, arriva un brano dedicato ad Aldo da parte di Anna Di Chieri. Pregherò, vai maestro. Io t'amo, t'amo.
vedrai. Non mi hai visto? Sì, davvero, davvero, ero laggiù in fondo. Eri troppo abbronzato. Quello con la pancia fuori. Eccomi là, guarda, guarda, sto per entrare in acqua, vedi? Ho i piedi dentro l'acqua. Ma sì, scherziamo. Che te posso, Paolo. Bravo Paolo. Paolo queste cose le fa. No. Tu non hai mai... No, io ho lavorato con Paolo. Se tu parli di qualsiasi cosa, lui pa e manda in onda. Quindi devi aspettartene certe cose. Guarda, mi ha mandato anche le facce che ridono, le Paolo, facce. In regia. 348 80 40 254. Vediamo cosa ne pensano. E il numero per i vostri messaggi. A proposito di richieste, è arrivata anche questa. Un brano di Tiziano Ferro, Alla mia età. Adesso andiamo a leggere tutti i messaggi che sono arrivati, ma solo fino adesso, solo finora, perché ne voglio ancora andare a leggere nel terzo tempo. Amedeo, sei pronto? Ne voglio andare a leggere tutti. Vai Paolo in regia. Casa Perete, quel momento di spensieratezza che ci fa toccare il cielo con un dito, nell'aria si libera musica stupenda. Grazie Dani, grazie. Tantissimi auguri per i 67 anni di matrimonio ad Angela e Anna di Costa Grande. 67! Ma sono tantissimi auguri Angela, auguri Anna! Volevo dire addio assieme a tutti voi a Franco, ci resterà nel cuore. Buona puntata da parte di Christian, certo. Vediamo di
omaggiarlo nel modo più giusto ed elegante domani sera. Ciao ragazzi, una volta trovata e provata, qualcuno di voi me la farebbe ascoltare gli anni che verranno. Certo, la sto già cercando, oggi pomeriggio ci ho già provato, non ho ancora trovato nulla, però vediamo cosa si può fare. Grazie Milena, grazie. Ciao Casa Peretti, bravissima, è sempre un piacere ascoltarla. Michela da Torino. Oh, grazie Michela. Brava Michela. Buonasera, bentornato Amedeo, bravo Amedeo, bravo Enrico, ciao da Rosalia, ho detto giusto, ho detto giusto Rosalia, ciao Rosalia, grazie. Rosa, un po' ti sei fregato, Rosalia. Lo so, l'ho fatto apposta, dai, un abbraccio, grazie. Dire. Enrico Amedeo, coppia d'oro come Olli e Benji, un abbraccio da Fossina e Germano. Lui fa Benji, io faccio Olli, va bene? Ok, va bene. Dai. Fai stesso. Non ce n'è per nessuno, sempre e solo Forza Napoli, per questo nome. Io lo dico da inizio anno, il Napoli quest'anno vince lo scudetto, tant'è che guarda, abbiamo messo le scritte bianche e lo sfondo blu, perché noi ci portiamo già avanti. Ciao Casa Peretti, mi fareste sentire Io Vagabondo dei Nomadi, grazie, un saluto. Fulvio da Luserna, è una canzone che facciamo soventissimo, l'abbiamo fatta veramente poche puntate fa, la mettiamo in programma un po' più avanti. Grazie Fulvio, ciao ragazzi, complimenti, ogni giorno più bravi, trasmettete tanta allegria, grazie, un saluto e un abbraccio da Gio, Giada, Nico, Roby, Elena, da Usel. Ciao. Ciao da Nicolò Bielena, grazie! Ciao famiglia! La bellezza di questa trasmissione nasce dall'anima di questo ragazzo. Ciao grande Enrico, Massimo da Brescia. Ciao Amedeo, grazie Enrico. Questo grande. È bellissimo, questo messaggio... Non si direbbe perché non è molto alto, ma è un grande. È bellissimo, grazie Massimo, grazie di cuore. Bravi Amedeo ed Enrico, bella musica. Ciao da Maddalena, grazie Maddalena. Grazie Maddalena, e tu salutiamo tutte quelle che si chiamano Maddalena, perché lo dico ormai dall'inizio e mi piace ricordarlo. Un pensiero a Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, Aldo di Racconigi. Grazie Aldo, collegati domani sempre su Casa Peretti. Cercheremo di ricordarlo al meglio, come ho detto prima. Ciao Enrico e Amedeo, bravissimi, sempre più bravi. Un abbraccio da Family Fava. I Fava. Saluti per i due amici migliori che abbia mai conosciuto, Enrico e Gigi e Gigino, Amedeo Ciro. Aspetta, Sua Maestà Enrico e Gigino d'Alessio Amedeo. Non l'avevo capito io. Bravo Ciro, grazie. Non è mica colpa mia se io sono uguale a Sua Maestà e tu sei uguale a Gigino d'Alessio. Ecco bufa. Ciao, bellissima scoperta. Gradirei sentire Perché domani 19, il mio compleanno, i migliori anni della nostra vita. L'ascolto con il cuore, grazie. Se ci mandi anche il nome, ti facciamo gli auguri direttamente domani con questo brano. Lo metto in programma, ricordati che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal vivo dalle 20 alle 21 sul canale 13. Faccio tanti auguri di buon onomastico a chi si chiama Luca. Ciao da Elena, oggi San Luca. San Luca! Auguri a tutti Luca. Bene, auguri Luca. Abbiamo qualche Luca in comune? No, il sindaco in comune. No, c'entra niente. Ciao Enrico da Angelo dei Topi. Ciao Angelo, buonasera, buon divertimento. Grazie. Da ora vorrei dedicare questa canzone a mio marito Franco. Piccola Katie, siete dei grandi, vi seguo sempre. Da Odra. Ah, ecco. Era giusto stavolta, Odra è il nome. Quindi Odra e Franco, Piccola Katie, sempre domani con tanto di dedica. Grazie! Ragazzi, grazie. Scusami, vai pure tu. Io siete... sono abituato ad andare a dire. Ragazzi, grandi siete. Sapete che a chi l'hanno dedicato? Ho scritto per i Pooh. Hanno scritto Il cielo blu sopra le nuvole. Grazie. Perché l'hanno scritto Il cielo blu sopra le nuvole? Mi informo, non lo so. Poi firmate i messaggi, ragazzi, per noi sono importantissimi. Bellissimo inizio, sempre bravi, tanta buona musica e un bel tuffo nel passato con tanti ricordi, lo dice Patti 60. Ciao Patti. Miele, Giardino dei Semplici, bravi, che bella canzone. La mettiamo in programma, Amedeo? Sì, se no questa settimana prossima. Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sul trattore. Bravissimo, ci siamo emozionati. Lucchi e Franca, grazie.
Buonasera, per fortuna piace il vostro programma. Mi fate cantare insieme con voi? Non è una domanda, mi fate cantare insieme a voi. Che bello, grazie. L'importante è questo. Voi mettete davanti alla vostra TV e godete di questa musica. Dica. Ma non sappiamo chi però. Va bene, non si sono firmati. Ciao, potete salutare Tommy e dedicargli una canzone? Grazie, certo, perché no? Noi la salutiamo. Ciao Tommy! Ciao Tommy, la prossima sarà per te. Eh beh, diciamo che canzone vogliono però. Che voce possente Amedeo, specialmente con il brano dei Pua. Che voce il nostro amico Amedeo, Gigi D'Alessio. Ma tu sei il king della trasmissione. Un abbraccio Betta e Tino, un abbraccio alla nostra cara Pigiamino. Ciao, Giorgia. Ciao Betta, ciao Tino e viva Giorgia. Buona serata a tutti voi, un bacione a Giorgia, lo dice Carla da Luserna. Ciao Enrico, puoi farmi la notte dei pensieri di Michele Zarrillo, Silvia da Montalcialco? Ma certo che sì, molto volentieri te la metto in programma per le prossime puntate. Ricordo che tutte le richieste vanno a finire nella lavagna magica che le trasforma in musica. Ma è la replica di ieri, c'eravate anche ieri sera? No. Ieri eravamo in tre, oggi siamo in due. Anche perché tu ieri questo messaggio non l'hai mandato e quindi lo stiamo leggendo in diretta. Una buona serata a tutti voi, Maria da Foggia. Un saluto ai miei figli, nipoti e nuore. Grazie! Grazie Maria! Ciao a tutti, complimenti per le belle canzoni. Bravi, buona serata Sandra. Ciao Sandra, anche a te buona serata. Ciao Sandra, grazie. Siete davvero fantastici, unici. Vorrei poter dedicare all'amore della mia vita una canzone cantata da voi. Notti magiche, un bacione da Alessandro di Novara, vi adoro. Anche per notti magiche vale il discorso dei ricchi e poveri. Mi serve la voce femminile, molto bene, te la mettiamo in programma domani sera. Qui domani sera abbiamo già una scaletta, piccola Katie, notti magiche. Tom, va bene. Non potete perdervi Casa Peiretti neanche domani sera. Questo è importante, fanno loro. Fanno loro, va bene per noi. Così. Scrivono loro. Scrivono il lavoro. Perché? Sappiamo quello che vogliono, lo cantiamo con piacere perché dedichiamo anche. Tutto allora, a posto così. Amedeo, fai una cosa bella. Fai una cosa proprio bella. Bella e utile. Vai. Non nel senso, non vai via. Vai, resta, ma lancia la pubblicità. Ok, pubblicità, ci vediamo dopo. Non cambiate canale, mi raccomando, ricordate il numero 348 80 42 154. Tra un po'. Arriva adesso un brano di Riccardo Fogli, Che ne sai, 1900 e non mi ricordo gli 80 qualcosa. È molto bello quando pensa Che ne sai di mio padre, Che ne sai. Bellissimo brano, amici, se non lo sapete a casa, ascoltate il testo perché merita davvero 4 minuti di attenzione. Eccolo qui. Lame.
quando ha scritto questo brano, perché ha un testo, è vero, magari musicalmente strano, cambia tre volte la tonalità, però è vero, in una storia il passato a volte viene nascosto dai dubbi del presente, ok? Invece ognuno di noi ha un passato, e comunque sia, mio caro Amedeo, va rispettato. In tutti i casi poi un cantautore scrive quello che si sente. È quello soprattutto. È quello che vive. E adesso un altro grande brano per voi, Massimo Di Cataldo, Se adesso te ne vai. Paolo, è un discorso serio il mio, ha detto che nel passato ci vogliono i crostini. Guardami negli occhi, ora sto per dirti che non avrei paura di restare senza te. Se adesso te ne vai, non me ne frega niente. Domani è un altro giorno di come c'è. Adesso però dobbiamo andare a leggere gli ultimi messaggi di questo martedì, e oggi ne abbiamo 18. Vuoi farmi a me la cazzola? Vuoi fare a me la cazzola? Il re delle cazzole. No, Medeo, non ci casco. Comunque devo cambiare il microfono che non funziona più. Io ci ho provato. Vai Paolo.
A me, non si ruba in casa dei ladri. Ciao Enrico, grazie per la canzone di Tiziano Ferro, siete bravissimi. Un saluto anche a Medeo, complimenti Maria e Giovanni da Mortara, era per grazie. Loro la canzone. Grazie Maria e grazie Giovanni per la bella richiesta. Ciao Enrico e Medeo, come sempre bellissime canzoni, lo dice il nostro amico Ferruccio, il re della grappa, il nostro Ferruccio, bravo, e salutiamo anche tutta Novara. Grazie ragazzi, chiunque tu sia. Fa piacere, bello. Assolutamente. Stasera con voi ci sono venuti i brividi, perfetto a vedere nel cantare Pregherò. Enrico, sei stato molto bravo nel cantare Tiziano Ferro e sei bellissimo, oh, Enrico. Tanti baci, Alma e Barbie. Grazie Alma, grazie Barbie. Non ti casare troppo, sei bravo. Evviva. Eccole qui, Alma e Barbie probabilmente. Regia, sono loro? E allora li salutiamo. Ciao Alma, ciao Barbie, ciao ragazze. Grazie ragazzi, Enrico e Amedeo, con tanto di sorrisoni, chiunque tu sia, grazie. I magnifici due, Enrico, ti guardo tutte le sere. Se abitavo lì, da te, venivo a trovarti. Siete grandissimi, bravi, bravissimi. Ciao Maurizio da Villa D'Ossola. Vieni a trovare sabato, dai. Sabato, è vicino, Villa D'Ossola, più o meno. Bellissime le canzoni, magnificamente interpretate. Complimenti, ce lo dicono Piero e Raffaella. Grazie. Il testo di Cielo e Busto Panino è chiaro, anche se metaforico. La vita in cui tutto sembra andare male, il tempo volge talmente al brutto che quasi pensi, dimentichiamo di come siamo fatti un cielo blu. Roby Facchinetti. Ciao Roby, grazie per averci scritto questo messaggio, mi fa molto piacere. Ciao, vi seguiamo da un po' e posso dire che ogni sera ci regalate dei bei momenti di spensieratezza. Siete molto bravi, vorrei dedicare a mio marito la canzone La Casa del Sole, domani è il suo compleanno. Un abbraccio da Giuliana e Omar, va bene? Arriva grazie. Domani! Altro brano che mettiamo in onda domani con tanto di dedica. Domani abbiamo una scaletta pazzesca, siete fantastici, mi fate tanta compagnia. Un bacio a Carmen, anche se da quando va in palestra soffia sempre Paolo. Non ho capito niente. Cosa vuol... Ah, soffia... Non ho capito, Paolo. Va bene che sia. Siete bravissimi. Volevamo chiedervi se ci fate ascoltare il mio canto libro di Battisti. Va bene, Gianni e Paolo, la mettiamo in programma. Se riusciamo domani, altrimenti in settimana arriverà anche il mio canto libero in un mondo che... Ecco, è questo non sei riuscito a farmela, perché lui era il vero maestro. Era il maestro della super cazzo. Eh già, scusami. Lui è il Gigi. È il super Gigi, figurati. Ma dai, non è che... Chiudiamo proprio velocemente. Ma non mi dire che davvero quello era il messaggio di Facchinetti. E che ne so, ce l'ha scritto così, magari ci sta seguendo. Ci prendono a Bergamo, quindi. Ah, questo dovrebbe essere semplice, vero? Questo arriva semplice di Gianni. Il titolo, ma non la canzone. Come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, cammino con un'aria da fortuna, so che in qualche tasca devo avere ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, va in mille pezzi se tu la sfiori, se c'è come le storie che cominciano, come da calci ad un barato, respirare con un ritmo quasi qua, a questi giorni che viviamo in due, svegliati, c'è sempre un sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile, andare avanti anche se fa un freddo cane e ci vogliono imbrogliare.
insistiamo per telefono, puoi saltare anche la cena per parlare, per mangiare quattro chiacchiere. Svegliati, svegliati, che vuoi. È finito il tempo, staccate la spina da Medeo, staccate la spina da Medeo. Grazie a tutti, vi voglio un mondo di bene. Grazie Paolo in regia. Se volete rivedere questa puntata alle 21.30 sul canale 83 Video Nord o alle 4 e un quarto di questa notte sempre sul canale 13, se soffrite di sonia, o domani su YouTube. Domani qui insieme a me Valentina Branca, sarà una grande puntata fatta della bella musica, dei ricchi e poveri e di tante vostre richieste. Grazie di cuore, dite in giro cos'è Casa Peiretti, vi voglio grazie bene. Grazie a tutti, ciao, grazie, grazie a tutti, buonanotte, ciao. Buonasera. Amedeo, a Grillo! Enrico Peiretti, Casa Peiretti! Grazie, ciao.